Tra le prime domande che vorrei chiederti, guardando le tue opere, è questa: come nasce l'idea e come crei le tue, diciamo, pitture e sculture? Perché secondo me, almeno se posso permettermi di dirtelo, Intervista. sì, siano, non sono una pittura, ma sono piuttosto una scultura per le loro tridimensionalità. Quindi in maniera più specifica, esiste una progettualità o ciò che tu crei nasce come un libero pensiero mosso dall'istinto? Potrebbe gentilmente ripetermi la domanda? La domanda è se, Scherzo. avrei capito Capito immagino, benissimo, sì. sì. Questo per farti capire che io vivo l'arte in maniera gioiosa e leggera, come penso che dovrebbe essere vissuta un po' tutta la vita, nel senso una leggerezza concreta, anche quando si parla di cose molto importanti, quali l'arte. La progettualità è insita nell'artista. L'artista non è un esecutore di un lavoro, ma bensì è un prestatore d'opera. Chi sente l'arte, chi vive l'arte, sa benissimo di essere uno strumento a disposizione dell'ispirazione artistica. Questo strumento ha una sua progettualità, nel senso che ognuno di noi ha una sua personalità, una formazione, ha un vissuto, un'esperienza, delle attitudini, per cui l'arte si manifesta in lui a seconda delle sue attitudini. Progettualità c'è in tutto, anche in quello che apparentemente non ne contiene. Per cui mi sento di dirti che anche un gesto veloce, istantaneo e istintuale contiene la progettualità di quella vita, dell'artista, del vissuto e di quello che di sono i quello suoi che tu hai contenuti. maturato negli anni, nella tua persona. Della tua vita, per cui sì, c'è una progettualità ed è un disegno, diciamo, ben definito nella personalità dell'artista. Che poi sia consapevole o inconsapevole, faccio l'esempio del musicista che segue La sinfonia, una vero? sinfonia o insomma, un'opera dove dietro c'è tutta la progettualità del compositore, l'arrangiamento e tutto il resto. Ma lui quando la esegue non è che esegue con gesti consapevoli, istante per istante, adesso sono un pianista, toccherò quel tasto piuttosto che quell'altro. È un fluire di movimenti apparentemente inconsapevoli, ma che contengono tutto un background potente e di contenuti che poi esplodono in maniera spontanea. Sì, quindi diciamo l'opera diventa la testimonianza di un'esperienza di vita. Sì, l'opera si concretizza attraverso quella esperienza di vita. Per cui è un tramite, qualcosa di divino che si fa, diciamo, elemento tramite qualcosa di terreno, dell'esperienza di vita terrena. Divino nel senso che tu ti fai come uno strumento di qualcosa che è al di sopra di te. E Sì. tramite te parla, non Sì, c'è questo. l'ispirazione artistica non è di questa terra, ma non è perché voglio, diciamo, far pensare che l'opera sia qualcosa di esoterico, che però effettivamente tutti gli artisti che hanno lasciato un segno e che hanno fatto delle opere d'arte hanno attinto da quella tavolozza universale quell'ispirazione, che Beh, diciamo poco. che è qualcosa che va al di là di noi e che forse noi percepiamo come divino, tra virgolette, no? Ma non è, cioè, non è necessariamente che proprio nel concetto. Beh, in una forma romantica definiamolo divino, dalla Divina Commedia alle opere più ispirate, comunque anche diciamo, gli esecutori del Rinascimento rimanevano sorpresi delle opere che facevano, ricordiamoci la famosa martellata di Sì, Michelangelo di su Michelangelo su Mosè, Mosè. perché effettivamente ci sono dei gesti artistici che ti lasciano un attimino, diciamo, proprio basito sul fatto che vedi che nasce un'entità che tu gli hai dato vita, però effettivamente
L'opera è un'entità senza tempo, cioè non ha né passato né cambiamenti nel futuro, cioè è quella, solo quella può essere, se è un'opera. Un lavoro può essere fatto meglio, peggio, comunque in maniera diversa. L'opera è quella. Certo. E quando riesci a capire che la tua opera è finita? È Cioè. lei che te lo dice. Cioè tu la guardi, devi avere l'umiltà di rispettarla. E di guardarlo a un certo punto dici l'opera è compiuta, no. E lì ti fermi, vai al bagno, ti lavi le mani, torni indietro, la guardi, Sai che là è si è lei, completato. si è completata. E come mai utilizzi spesso la figura del cerchio? Cioè, la figura del cerchio solitamente è un elemento geometrico che trasmette armonia, equilibrio e l'infinito, perché le linee che la compongono si fondono una nell'altra, quindi non hanno inizio e né fine, però ho notato che tu la utilizzi spesso questa figura. Appunto, dico, brindare, pare poco. L'elemento così va rappresentato. Mi chiama al suo interno, al suo esterno, per cui è un centro di energia infinita che genera. È come se fosse un portale che genera comunque qualcosa che viene dall'esterno, all'interno, all'interno, esterno, comunque un punto di riferimento, un portale. Ho visto un video di cui tu parli di un'opera che hai realizzato per L'Aquila, dove Quella c'è. l'ho realizzata per L'Aquila, tra l'altro ecco, questo ti fa capire la potenza dell'opera, no? Quell'opera lì è nata in collaborazione con Piero Orlando, che era l'amico con cui ho fondato Officina Materia, un progetto diciamo, artistico molto bello. E insieme l'abbiamo realizzata. L'idea mi è venuta a me perché io ho fatto per motivi professionali. E sono diciamo, la parte concreta della mia vita, un intervento all'Aquila per il terremoto. Per cui questa esperienza molto impegnativa e pesante l'ho trasferita su quest'opera e effettivamente l'arte ha il potere di sublimare, cioè dalle cose più, dalle esperienze più pesanti e più dure si può creare comunque la bellezza e comunque la bellezza rappresentativa di alcuni stati d'animo. In quel caso quell'opera è un cavallo rampante, adesso infatti è in esposizione permanente presso il Museo della Fondazione di Roma a Palazzo Sciarra e ha fatto un viaggio incredibile perché è stato in Biennale di Architettura, è stato a Tokyo col progetto Epicentro, ha fatto tanta strada da sola perché viaggiava sull'onda di questa potenza che contiene. Ritorno a dire, io non voglio sembrare presuntuoso, ma per me l'opera è qualcosa a sé stante. Per cui anche quando incontro l'opera di un altro artista che è potente, non ho nessun tipo di inibizione a riconoscerla. Per cui ne parlo così non per una mia personale superego, ma proprio perché l'opera d'arte è quella. Quando nasce ha una sua entità, una sua personalità e una sua, diciamo, portanza nel mondo. In quel caso lì quell'opera è veramente potente. Sì, Adesso, scusa, ti No, no. interrompo, stai in mostra a Spazio Mater con Sì, Black to adesso. Black a cura di Raffaella Salato. Sì, è una bellissima mostra. Tra Sì, l'altro, è quella è una vero. produzione monticiana. Esatto. Di ispirazione Ispirazione monticiana. monticiana. In effetti, il nero era una cosa che avevo preso poco in considerazione nelle mie fasi artistiche. Invece, la mia collaboratrice, Musetta Lorena, mi ha dato questo spunto. Io, siccome cerco sempre di cogliere segnali anche esterni, mi sono cimentato in questo percorso, che è bellissimo perché il nero dà una sospensione totale, per cui qualsiasi elemento viene inserito nel nero viene esaltato. Io amo la luce e voi lo sapete, Sì, galleristi e galleristi, esposizionisti, io amo architetti. architetti, per cui l'assenza di luce mette in evidenza qualsiasi tipo di minimo segnale. Il nero assorbe tutto, tu posizioni un puntino bianco e sicuramente Mi lo permetto di far esalta. vedere questo suo Ah, grazie. piccola opera bellissima, che è proprio della serie Black. Sì, grazie. Scusa che ti ho interrotto, se mi No, sei. no, benissimo.
E quindi stai a Spazio Mater adesso fino al 29 con questa nuova serie e la mostra intitolata Black to Black, lo spazio di Ilaria Sergi a cura di Raffaella Salato. Cinzia voleva fare qualche altra domanda? Sì, soltanto l'ultima. Ecco, volevo sapere come è venuta la scelta di materiali che utilizzi proprio nel momento in cui componi così in maniera straordinaria le tue opere. A me piace lavorare su superfici concrete, per cui e poi forse è un imprinting che mi diede mio nonno da bambino. Noi dipingevamo insieme paesaggi ritratti su tavoli di legno, più sottili di quelle che utilizzo adesso. Comunque una superficie concreta che non ha necessariamente, diciamo, non devi avere l'accortezza di esprimerti, diciamo, con forza sulla superficie. Per cui da loro ho sempre dipinto sul legno, il legno l'ho scolpito, l'ho scavato, ho creato superfici, diciamo, materiche. Però la superficie deve riuscire a contenere anche l'energia, diciamo, che voglio imprimere sull'opera. Per cui, non essendo fontana, che taglia la tela, ho scelto una superficie rigida. E i materiali sono sostanzialmente poveri e basici. Per cui c'è la sabbia, pochi colori, l'invenzione del secolo che è la colla Binamine. Non esito a dire che è stata l'invenzione del secolo. E poi le resine, a volte, quando l'opera le richiama la loro presenza. Benissimo. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. E ringraziamo i nostri ospiti. Marco Giacobbe, vuoi fare una domanda? No, io sono affascinato dal suo lavoro, mentre diceva dei pochi mezzi che usa. Non posso che essere d'accordo, la si smuore, mai come con Fabrizio questo esempio è efficace, perché la colla vinilica e il suo eslo gigantesco fanno delle cose impressionanti e non è una sviolinata all'artisiero, penso veramente. Quindi, e sai che la stima è reciproca. Io ho riconosciuto subito la luce nelle tue opere. Grazie, sì. Da sempre. Sì. Sì, lo so che ci stimiamo. Va bene, allora ringraziamo tutti, soprattutto Fabrizio Di Nardo, Cinzia Giorgi, Laura Amato, Marco Giacobbe e Spazio 7 minuti a Spazio in 5. Vi saluta e alla prossima appuntamento. E mi raccomando, andate a vedere le opere di Fabrizio a Spazio Mater. Grazie. Sono molto molto belle e anche lo spazio è bello. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie.